Vi avevo detto che sarebbe tornato ed eccoci qui con un nuovo Falco risponde. Si riparte un po', abbiamo tantissime cose accumulate nel corso del tempo e insomma voglio riportare questo format anche per motivi che capirete più avanti in pianta stabile. Era un bel momento, un bel appuntamento di ritrovo con la community e mi piacerebbe renderlo fisso almeno una volta ogni 15 giorni. Ce la faremo questa volta, ci proviamo. Allora, parto come sempre, ragazzi. Che consigli daresti a chi vorrebbe portare contenuti di recensione e approfondimento su, ad esempio, videogiochi e film? Il consiglio è sempre quello: rendere quel che si fa diverso dalla massa e cercare di rispondere alla domanda più importante. Cosa piacerebbe vedere a me? Se rispondete a questa domanda, non a me, a me inteso voi, cioè chi deve cercare una risposta è il primo che deve farsi la domanda: cosa mi piacerebbe vedere? E di conseguenza cercare di adattare quel che poi si andrà a fare ai propri gusti, anche perché sarà l'unico modo per farlo con piacere ogni giorno, o comunque regolarmente, che è spesso la cosa più difficile, trovare entusiasmo, energia per fare sempre la stessa cosa. Quindi tendenzialmente rendersi un po' diversi dalla massa, trovare un proprio stile, un proprio modo. Da dove prendi ispirazione per rinnovare il canale e ogni quanto tempo decidi di introdurre novità, che siano di contenuti o estetiche, come copertine, eccetera? Allora, l'ispirazione per rinnovare il canale la prendo dal passato, del settore, spesso e volentieri. Ragiono su quello che c'era quando io ero ragazzino, le riviste, eccetera. Spesso tante idee le ho prese da lì, cose che ricordavo dei bei tempi. Spesso le prendo dall'estero, vi ho raccontato di come per esempio, sapevatelo, sono nati da i Before You Buy di GameRanks, perché mi piaceva tantissimo quel tipo di format. E peraltro, colgo l'occasione, io non trovo che ci sia nulla di brutto nel dire ho preso un'idea da qualche parte e l'ho rielaborata a modo mio. Non capisco perché spesso e volentieri non si faccia questa cosa, si faccia finta di essersi inventati tutto. Ed è un peccato perché è anche bello rendere merito a chi magari certe idee le ha e non toglie niente a chi le rielabora poi. Anzi, trovo che sia anche una dimostrazione di stima verso il lavoro altrui. Per cui non... Però ecco, le idee diciamo che le prendo da ovunque si possano prendere. A volte chiaramente nascono da me, ma nascono sempre comunque da qualcosa che ho visto, vissuto. Mi è capitato di rielaborare magari cose viste in settori completamente diversi da quello dei videogiochi. A livello comunicativo, ragazzi, poi nel senso, arrivati al 2024, ma che te vuoi inventare di nuovo? Di completamente unico? È stato fatto praticamente tutto, pure troppo, e quindi l'unico modo è, come dicevo nella domanda di prima, rendere personale quello che si fa. Ogni quanto tempo decidi di introdurre novità dipende dal periodo. Se è un periodo magari in cui non c'è stato tanto materiale nuovo, provo a introdurre qualcosa di nuovo, ma dipende molto dai momenti e dal terreno fertile di quel momento. Cioè, ci sono momenti giusti per introdurre qualcosa di nuovo e momenti meno giusti, ma poi non... dipende molto da chi deve poi fare il lavoro. Mentre le copertine, diciamo quando ho l'ispirazione. Negli anni avete visto che è cambiato tanto il modo di fare le copertine qui sul canale. Di pari passo con la mia crescita con Photoshop, poi fondamentalmente, perché io faccio tutto da autodidatta insieme a Elisa. Quindi ogni volta che sento un'esigenza, una voglia di provo a fare cose, magari sto un'ora. Per dirvi, la grafica dei Sapevatelo. Ci saremmo stati 2 giorni sopra a cercare la sfumatura, il colore, il carattere giusto, la dimensione, la posizione. Ci vuole un po', per chi non lo fa di mestiere, il grafico è tosto. Cioè, anche lì io mi sono accorto di quanto sia difficile il lavoro del grafico facendo questo lavoro, perché in parte devo saperne un pochino, nel senso devo sapermi muovere anch'io a livello di grafica, un minimo, per essere autonomo. E cavolo, è complicato la scelta dei colori, la scelta dei caratteri, la dimensione dei caratteri, la posizione, rispetto alle immagini. Cioè, è veramente un lavoro a volte veramente pesante, imponente. Tant'è massima stima per chi lo fa perché è tosto. Cioè, finché non lo provi, non te ne accorgi, ma è tosto. Poi, secondo te ci sarà mai un rilancio qualitativamente alto per Mass Effect? Mi auguro di sì. Se la stanno prendendo molto comoda, tanto, forse troppo comoda, ma spero di sì, è una delle mie serie preferite. Dubito però che si tornerà mai ai livelli di Mass Effect 2, che per me è il punto più alto mai toccato da Mass Effect.
e in parte anche da, insomma, uno dei più alti mediocali dalla ruolistica fantascientifica. Vedremo, speriamo bene. Io sempre abbastanza fiducioso, però anche un po' diffidente. Poi, pensi di tornare su Lords of the Fallen? Non lo so, ragazzi, il lavoro è tanto. Lords of the Fallen mi ha occupato tanto tempo all'epoca, non mi ha soddisfatto come vi raccontavo all'epoca e non so onestamente se ci tornerò nel breve. Abbiamo tantissime cose da fare, tante che vedrete anche e non so quando pubblicherò questo video, ma stanno per esserci un po' di cambiamenti di cui vi parlerò più avanti e diciamo che non lo escludo alla luce di questi cambiamenti. Però, insomma, ne parleremo adesso. Non, no, ancora non posso. Ci vediamo nel weekly dove vi darò. Anche perché sì, credo che lo pubblicherò a breve rispetto a quando sto registrando. Poi, come vedi il gaming tra 10 anni? Sei ottimista per il futuro o pensi che le cose possano peggiorare sempre di più? Allora, il gaming tra 10 anni sarà completamente stravolto rispetto a quello che è oggi, secondo me. Ma tanto stravolto, sarà un altro mondo. Tra 10 anni vivremo un gaming che oggi forse neanche riusciamo a immaginare. Perché diciamo che le intelligenze artificiali secondo me stravolgeranno tanto nel modo di sviluppare, nel modo di concepire, nel modo anche di far giocare poi il pubblico. Quindi sono ottimista, amo i cambiamenti, amo le rivoluzioni. Culturali, tecnologiche, tutto quello che è forte cambiamento mi piace, mi esalta, mi stimola. Penso che alcune cose potrebbero peggiorare, altre credo che miglioreranno, come in tutti i cambiamenti. Non c'è mai il cambiamento che porta solo benessere, o solo cose positive, così come non c'è quello che porta solo cose negative, Per cui, però sono ottimista, sono fiducioso, credo che il modo di fare gaming cambierà, ma potenzialmente in meglio. Credo che le IA saranno una preziosa risorsa per far crescere concettualmente il gaming, perché sganceranno tanti sviluppatori dal lavoro intensivo di produzione, individuale dei contenuti, permetteranno quindi di magari amplificare il valore creativo di certe opere. Per cui sarà interessante, ragazzi. Io sogno, come poche cose al mondo, un gioco di ruolo che contempli l'intelligenza artificiale tipo ChatGPT, in cui poter veramente entrare e senza confini così definiti come sono adesso nei giochi di ruolo, no? Veramente alla portata del giocatore. Ed è un qualcosa che non è così impossibile in prospettiva, eh? Cioè poter vivere in un contesto che si adatta dinamicamente al giocatore, a quello che fa il giocatore. Ma è qualcosa che può essere sviluppato solamente in relazione alla crescita enorme della tecnologia e dell'IA e dell'applicazione dell'IA molto più massiva. Per cui, però, da amante di, ecco, da fan dei giochi di ruolo, credo che ci siano prospettive straordinarie per il gaming, per i giochi di ruolo. Il resto bisognerà vedere. Poi, cosa ne pensi dei giochi del web 3.0, ossia tutti quei giochi che interagiscono con il mondo della blockchain e crypto? Pensi che nei prossimi anni prenderanno sempre più piede? Non lo so, questo non lo so. Il mondo cripto è delicato, difficile da inquadrare, pieno di realtà ambigue. I rischi per il giocatore sono enormi, secondo me, applicando questo tipo di dinamiche al gaming, perché si rischia di non far comprendere anche i rischi legati a quello che è il mondo cripto a volte, per cui non amo molto l'idea di giochi che si fondono alla componente economica, cioè vorrei che il gaming restasse separato dall'economia, reale quantomeno. Quella virtuale è sempre bello sperimentarla, ma l'economia reale e tutto ciò che ruota intorno all'economia reale credo che debba restare da una parte e il gaming dall'altra, cioè giocare, intrattenimento, un conto, finanza, un altro. Non amo questa fusione, la trovo abbastanza forzata e poco funzionale a portare benessere, la trovo un potenziale rischio da tanti punti di vista, però ripeto, non saprei come giudicarla in questo momento, anche perché pochi sono stati i progetti che hanno provato e nessuno mi ha esaltato in maniera particolare. Però è una cosa che sto monitorando, che seguo da anni con curiosità, ma con poche aspettative. Peraltro, appunto, si parla spesso di cripto, una cosa che mi chiedete tantissimo, poi magari qualche rispondere ci sarà anche modo.
ed è un qualcosa che rinnovo, insomma, il concetto anche qui non è una cosa da prendere alla leggera. Sono temi delicati in cui ci si rischia di far male, come con la borsa e tutto ciò che è finanza. E il fatto di integrarlo nel gaming rischierebbe di farlo apparire molto più banale e semplice di quanto in realtà non sia. Cioè, non, io non incoraggio sempre tutti a non dar retta a chi semplifica enormemente. Ah, le criptovalute è tutto facile, è tutto bello. No, no, e ve lo dice uno appunto che in qualche modo ci sta in mezzo. Perché qualche soldo ce l'ho investito negli anni, ma con molta attenzione, con molta cura, affidandomi a persone che ne sanno, cercando di fare le cose come si fanno in qualsiasi altro ambito finanziario. Quindi ecco, io scoraggio sempre tra i giovanissimi tutto quello che ha a che fare con la parola cripto. Con calma, poi uno decide, però insomma. Avete mai pensato o avete in progetto di espandere il canale con anche dei collaboratori? Che ne so, montatori per i video o altro? No, cioè ni. Pensato sì, ipotizzato concretamente no. Per il semplice fatto che trovo che lavorare su internet sia, come tutti i lavori, difficile. Il rischio di fare dei passi più lunghi della gamba c'è. E bisogna valutare necessità e rischi potenziali. Io non ho la necessità reale di avere dei collaboratori oggi, per quello che faccio, lo gestisco serenamente da me. Non potrei in alcun modo avvalermi di un collaboratore random per lavorare al mio fianco. Cioè, io che faccio? Propongo la recensione del gioco X fatta da un altro, che non credo avreste tutto questo interesse se siete qui per me. Potrei integrare gradualmente un socio, dei soci. Io ho una persona che tento disperatamente di tirare dentro quello che faccio da anni, non vi dirò chiaramente chi è, ma è una persona che stimo enormemente, ma che purtroppo la logistica ce l'ha reso sempre complicato, ma è l'unica persona con cui vorrei e credo che funzionerebbe da paura una sinergia. Non una collaborazione, una sinergia professionale, umana sarebbe fenomenale. Lui lo sa, se ascolta il suo video lo sa che è lui, perché gliel'ho detto tante volte, però diciamo che il rischio è di fare tante collaborazioni, espandere il progetto, prendo Tizio, Caio, Sempronio, collaboratori, ah facciamo, Poi magari i guadagni si contraggono un po'. E tu ti trovi ad avere più spese di quello che guadagni e tutto crolla su se stesso. Allora, siccome io sapete bene che visione ho di questa professione, di questo lavoro, sapete bene come mi piace intraprenderla, affrontarla giorno per giorno, e sapete bene che in questo momento, non avendo alcun tipo di sponsor, perché avendo rinunciato a quelle videoludiche, mi sono tagliato praticamente il 90% delle possibilità di averne, su altri settori. Non c'è nulla che rispecchi, come vi dico, poi sempre la nostra visione, la nostra filosofia. Dunque, senza fondi esterni, ma contando solo su quello che sono i proventi da YouTube, i proventi dall'altra piattaforma dove facciamo le live e le donazioni volontarie attraverso anche abbonamenti che arrivano qui sull'altra piattaforma, non possiamo rischiare troppo. Dobbiamo già. Far quadrare tutto è complicato. Se mi mettessi a pagare anche i collaboratori sarebbe probabilmente ingestibile. Con poche prospettive di crescita, perché poi la nostra linea questa è. Io non ho progetti che vadano nella fantascienza. Mi piace lavorare in maniera concreta, diretta, semplice, se volete, ma credo che la semplicità sia spesso più efficace delle cose super pompose. Io sono uno di quelli less is more, no? Spesso e volentieri come approccio di vita, specialmente quando si parla di comunicazione, io non devo infiocchettarle le mie cose. L'importante è che io le dica bene, nel migliore dei modi possibili, al meglio delle mie possibilità, ma quello è il mio lavoro. Che poi io lo faccia con i montaggi fantastici o con la telecamera fissa, sempre quello devo dire. Quindi è uno stile sicuramente meno, però certo, con collaboratori magari potrebbe apparire tutto molto più figo. Qualcosa sicuramente faremo nel corso degli anni. Però deve essere compatibile con la crescita economica del progetto, di pari passo, poi ci potremo magari allargare su qualcosina. Mi piacerebbe un domani avere chi mi fa le grafiche, per dire. Però ecco, è qualcosa che ad oggi non sono in condizione di prendere e dire, oh, do uno stipendio a uno per farmi le grafiche. Magari, magari, ragazzi. Più avanti magari ci sarà questa possibilità.
Finita, ragazzi, oggi vorrei che fossero appunto abbastanza circoscritti sti Falco Risponde, in modo che siano anche gradevoli da ascoltare, in modo che magari vogliate ascoltarne anche più di uno alla volta. Dico, vado a vedere neanche un altro, non ho visto. Se mi accollo per 40 minuti, arrivando magari alla fine con la lingua per terra e zero voglia di continuare ad ascoltarmi. Quindi, ragazzi, io vi saluto, come sempre vi invito a lasciare le vostre domande nei commenti, o per me, o per Elisa, o per entrambi, e noi ci vediamo alla prossima.